Buongiorno a tutti, cari amici. Come dice anche l'immagine di copertina del video, Special Day, perché oggi è un giorno speciale. Ma perché? Ci sono tre motivi. Innanzitutto, ritornando a ieri, c'è stata la sorpresa, anche se, cioè, voglio dire, per quanto riguarda la terza promozione in Serie A per l'annata 2000. 2020-21, che sarà lo Spezia, nonostante la sconfitta in casa per 1-0 contro il Frosinone per il vantaggio negli scontri diretti in campionato, quindi per la prima volta in tutta la sua storia farà il campionato massimo italiano di calcio maschile di Serie A. Altro motivo perché questo è un giorno speciale per l'Inter. Dopo 10 anni una squadra italiana torna in finale in una coppa europea, in questo caso nell'Europa League. Speriamo che giochi una grande, una perfetta partita l'Inter che vinca. Terzo motivo per questo giorno speciale, ovviamente la novità del WWE Thunderdome, ovvero questa interazione virtuale attraverso i fan collegati via Zoom. Questo Thunderdome non più dal Performance Center ma dal Wave Center Arena di Orlando in Florida, che segnerà sicuramente l'inizio di una nuova era, come cantava una certa canzone di Jovanotti. Appunto, una nuova era, una nuova epoca, e il tutto si aprirà nella notte tra oggi e domani con il ritorno anche dei programmi WWE live in diretta negli States con Friday Night SmackDown. Sicuramente penso che tutti, atleti, dirigenti, addetti ai lavori, sono in fermento, sono molto entusiasti, non vedono l'ora di cominciare questo progetto del Thunderdome, anche perché dopo SmackDown ci sarà SummerSlam e quindi lì sarà fondamentale, importantissimo. Anche perché leggevo proprio nella prima mattinata di oggi che la WWE sembra che proprio ieri abbia fatto una prima provola, per scherzare, una prima prova con alcuni fan che si sono aggiudicati il posto via Zoom, e sembra che sia andata bene. Comunque non vedo l'ora di vedere sicuramente lo Spezia giocare in Serie A. Speriamo che l'Inter vinca questa sera l'Europa League, almeno ci salviamo come nazione per quanto riguarda il calcio in questa annata. E poi ovviamente domani sarò curiosissimo di gustarmi dall'inizio alla fine, ovviamente in differita, io la notte me la dedico per dormire perché non ce la fa proprio, a vedere domani la puntata di Friday Night SmackDown. Ed è giusto che si ritorni a chiamarlo live, perché sarà live come sarà live SummerSlam Raw. Non sappiamo il futuro di NXT, se anch'esso potrà avere una sorta di evoluzione con i fan via Zoom. Staremo a vedere. Io quindi vi saluto a voi tutti, vi auguro un buon inizio di fine settimana. Speriamo che questo caldo atroce ci lasci il prima possibile perché ci ha rotto i maron. Quindi io vi ringrazio, saluti a voi tutti, buon proseguimento e hasta la vista alla prossima. Ciao!